Alessio Renzo Paoli alla batteria, il maestro Claudio Iuberbielli al tastiere e Marco Marini che sta suonando proprio sotto a casa sua. Allora io, le persone che mi hanno preceduto qui su questa scalinata hanno già raccontato molto e in questi giorni sotto elezioni ogni cosa che fai, ogni presa di posizione, anche una maglietta che metti ha una valenza politica. Però prima di continuare a suonare io volevo chiarire questa cosa faccia a faccia con voi, che la vittoria o meno di un partito qui al Comune di Guidonia per me, Fabrizio Mobrici, è relativa o comunque è direttamente correlata alla soluzione di questo problema, del problema che ho deciso di affrontare oggi qui con voi. E comunque, se devo schierarmi da una parte, mi schiero dalla parte di quelli che il TMB non lo vogliono, sicuramente non dalla parte di quelli che ce l'hanno messo. Qualcuno, anzi tanta gente dice, vanno dicendo in giro che la discarica è chiusa, ok, tutto a posto, è sigillata, tutto bene, non ci mettete più le mani se è chiusa, lasciatela lì com'è, senza ultimare l'impianto TMB e senza dare vita ad un'ulteriore discarica connessa a questo impianto, perché è di questo che parliamo, questo è il problema. Perché l'impianto TMB, quando sarà messo a punto e inizierà a funzionare, ci sarà un'altra montagna di merda insieme a quella che già c'è, perché lì non è che le camionette vanno direttamente nell'impianto, scaricheranno la merda di 49 comuni, di 50 comuni, qui, e diventerà il buco del culo del Lazio questo. Allora, io sto schierando contro questa cosa perché non soltanto per appoggiare un partito politico. Io ho chiamato Simona, che conosco da tanti anni, Simona Boense, e lei mi ha presentato i ragazzi del Vecchio Faro, ma potevano essere anche quelli dell'UDC, di Forza Italia o del PD. I ragazzi sono stati gli unici che si sono mostrati veramente sensibili a questa causa, sono stati gli unici che mi hanno dato una mano. Detto questo, io ci sto mettendo la faccia perché qui ci sono nato, ci sono cresciuto, ci sono nati i miei figli, ci stanno crescendo i miei figli. Bravo. Ci stanno crescendo i miei figli. E io non voglio che mio figlio Libero, che ha 5 anni ed è iniziato a giocare sotto casa della nonna, che sta a un chilometro in linea d'aria da quella montagna di merda che hanno messo davanti a quel bel aeroplanino lì davanti all'autostrada, no? Si continui a respirare il veleno nocivo che fluttua nell'aria. Attenzione a questa cosa, ragazzi, perché questa è una cosa molto importante, perché qui invece di dire no, basta immondizia, basta veleno, che cosa succede? Ci fanno il TMB sotto casa. Invece di dire no a chi ha ordinato questa prepotenza, perché di prepotenza parliamo, per più di 30 anni qui nella nostra città, ce lo mettono sotto casa. Io non so voi, mi sono rotto i coglioni. Allora, aspettate, fatemi finire di parlare per cortesia. Ecco, mi avete fatto perdere il filo. Ti sei rotto i coglioni, Fabrizio. In realtà io non vorrei, e dopo facciamo festa, non vorrei che questa voce si esaurisse qui oggi, perché alla fine di questa manifestazione poi il problema potrebbe svanire nell'aria, tanto che parliamo di aria, no? Io insieme a questi ragazzi abbiamo bisogno di tutti quanti voi, di tutti voi ragazzi, di tutte voi famiglie, perché se questo impianto verrà ultimato e verrà messo a puntino, noi dobbiamo schierarci lì davanti alle camionette dell'immondizia che continueranno a scaricare. Dobbiamo essere tutti quanti noi. Io sarò il primo, ma se sarò da solo, questa battaglia sarà persa. Se saremo in pochi, questa battaglia sarà persa. Avremo perso tutti quanti. E il Forza Italia, destra, sinistra, i preti, i papponi, io, voi, tutti quanti. Avremo perso tutti. Questa cosa non deve succedere. Non state in questo, soprattutto in questo momento storico, davanti alla televisione, a rincoglionirvi. Uscite di casa. Bravo.
e contribuite al cambiamento. Contribuite al cambiamento. Dovete contribuire al cambiamento tutti quanti, tutti voi presenti. Perché la pigrizia, la disillusione, perché siamo tutti disillusi ormai, no? Siamo tutti disillusi. C'è sta sempre il vicino che scende in piazza al posto nostro e il vicino pensa lo stesso di noi. E poi qui non ci viene nessuno. Io stasera mi aspettavo molto più gente. Mentre arrivavo qui ho visto i bar pieni di gente che giocava a zecchinetta. Ok? Ed è per questo che non abbiamo. No, è per questo che non abbiamo promosso un concerto. Per non distogliere l'attenzione da questo problema. Allora noi possiamo parlare di inquinamento in tanti modi. Riferendoci per esempio all'inquinamento storico che purtroppo tante figure politiche hanno contribuito a peggiorare negli anni. Possiamo riferirci all'inquinamento storico a cui noi, gente del popolo, siamo stati soggetti per troppi anni. Ma il vero inquinamento è la persona sbagliata al posto sbagliato, è l'ignoranza, è la prepotenza. Questo è l'inquinamento da combattere, questo è il vero inquinamento di Guidonia, di Roma, dell'Italia e del mondo. E l'unica soluzione all'inquinamento è la rivoluzione della gente, non ve lo dimenticate, grazie. Non potete andare pure all'inviolata dura.